dire ripartiamo. Sono il primo ad essere disposto a vederci noi tre per stabilire delle regole anche in base al ruolo delle componenti. Non nascondiamoci, la politica è fatta di componenti. Io ho sempre dichiarato, Simone è un capogruppo, giusto che sia Simone il capogruppo, non ho mai posto veti sulla presidenza del gruppo consigliare da parte di Vincenzo Conte, ma ritengo, proprio per un discorso di radicamento territoriale, che il coordinamento spetti al sottoscritto, ad una figura di fiducia che ad oggi si sta impegnando sul territorio proprio per il discorso inerente alla meritocrazia. Questi sono i fatti reali. Allora io sono convinto che il popolo della libertà le potenzialità le ha, perché abbiamo le potenzialità. Il decalogo letto da Vincenzo è condivisibile riga per riga, perché tutto quello che abbiamo evidenziato sino ad oggi, dal problema dei rifiuti, perché non nascondiamoci, questa attuale tipologia del porta a porta è completamente fallimentare. Quante volte, Vincenzo, abbiamo fatto presente in commissione tale tipologia fallimentare? Vogliamo parlare del patrimonio? L'ultimo, un appartamento occupato nel quartiere di Fontana Vecchia. Sapete da quanto era chiuso quell'appartamento? Da più di 15 anni. È entrata una mamma con tre figli, si è messa dentro, sono arrivati i vigili, tale signora ha risposto: che fate? Mi buttate in mezzo ad una strada? Medesimo appartamento occupato presso via Felice Ferro, dove è morta una signora anziana, è rimasta dentro la badante con il bambino. Anche lì sono arrivati i vigili, tale persona ha risposto: ho perso il lavoro, che fate ora? Dopo il lavoro perdo anche casa, mi mettete in mezzo ad una strada? Perché? Perché non c'è la volontà di affrontare il tema del patrimonio, per non parlare di quante persone non hanno diritto, di finti separati che risultano che vivono all'interno di questi immobili comunali. Ad apposite domande presso l'ufficio patrimonio mi è stato risposto quanto segue: caro consigliere Fiasco, nel 2006 erano pronte le firme per i provvedimenti di sgombero, ma qualcuno ha detto ci sono scadenze elettorali e non possiamo mettere mani su questa tematica. Siamo arrivati nel 2012 ed è rimasto tutto così. Vincenzo ha citato la spending review, ma vogliamo parlare della STS, questa società proprio dalle galline d'oro, proprio una società proprio che ad oggi non si riesce a capire ciò che fa. Tutti i servizi sono passati sotto l'STS. Il comune di Frascati, l'amministrazione comunale, ha perso la sovranità comunale dei servizi perché abbiamo affidato tutto alla STS. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Dopo un anno, un cittadino aveva venduto un appartamento presso Piazza delle Scuole Pie. Questo cittadino invalido aveva il posto invalido. Fa presente che cambia residenza, questo posto doveva essere tolto. Bene, dopo un anno un cittadino mi fa, dice: Mirko, ma lì passano e continuano a fare multe, questo ha venduto l'appartamento da un anno, sapevo che il tizio avesse venduto questo appartamento in quanto vivo nella zona, mi vado a informare, dico: ma scusate, ma il posto è ancora lì, il tizio aveva effettuato il cambio di residenza, gli uffici ancora dovevano comunicare, quindi l'ufficio dello Stato Civile doveva comunicare all'ufficio politiche sociali che doveva essere rimossa questa striscia gialla, a sua volta l'ufficio politiche sociali doveva comunicare all'ufficio tecnico e l'ufficio tecnico doveva comunicare alla STS. Sono andato presso l'ufficio tecnico, sapere dov'era la lettera protocollata dall'ufficio politiche sociali? Sopra la scrivania di un funzionario. Dico: ma scusa, quando la mandi all'STS? Dice: ora provvederò. Dopo qualche giorno hanno provveduto, cioè per dire la mala amministrazione. Allora, se deve prevalere il principio di efficacia, efficienza, trasparenza, questa amministrazione ha fallito sotto tutti i punti di vista. Ma un invito che rivolga alla stampa è che dovete sottolineare che sino ad oggi c'è anche un potere, come affermava Weber, il vero potere da contrastare è il potere burocratico. Si è verificato che i dirigenti nel mese di agosto sono stati assenti per un mese. Ha fatto bene il collega Simone Carboni a evidenziare su Facebook di una forte critica posta all'ufficio, al piano di sopra, al secondo piano inerente all'ufficio patrimonio e bilancio, dove c'era scritto: siamo chiusi per ferie e riapriremo l'8 settembre. Forse questa tale dirigente, invece di pensare a querelare Mirko Fiasco, dovrebbe pensare a lavorare di più, in quanto prendono uno stipendio di circa 6.000 euro al mese.
diciamole queste cose. Inammissibile, inammissibile che dirigenti siano stati assenti per tutto il periodo di agosto, ma ci rendiamo conto, perché vedete, come partito è vero che c'è una dialettica forte, vivace, accesa all'interno del PDL, però possiamo dire con soddisfazione e orgoglio di essere l'unico partito presente all'interno veramente dei gruppi consigliari, perché comunque ognuno di noi ha caratteristiche diverse e svolge attività politica, però siamo sempre presenti e costanti sul territorio. E in maniera particolare con Simone ci siamo anche interessati del cambio di una lampadina, di una riparazione di un San Pietrino. Veniamo accusati di fare demagogia, di fare populismo, ma nessuno dei consiglieri di maggioranza, e sfido chiunque a dire il contrario, se tace il territorio come noi. Questo è vero. Il PDL quindi ha bisogno di crescere ulteriormente ed essere propositivi, per essere alternativi proprio e governare la città, ma prima con grande franchezza dobbiamo ritrovare un dialogo vero tra di noi, e pongo l'invito dinanzi a un gruppo consigliare, dinanzi alla base, che il PDL non può inseguire, ribadisco, un gruppo consigliare dell'opposizione che per 10 anni è stato gomito a gomito con Franco Posa e ad oggi sta portando avanti una politica di demenza, astio e rancore, senza essere propositivi e senza aver aggregato neanche una persona. Queste sono le critiche che il consigliere Mirko Fiasco porrà all'interno del partito, e continuerò a fare la battaglia all'interno su questi distinguo, perché chiunque dica che Fiasco è pronto a uscire dal partito, che Fiasco voglia candidarsi a sindaco o che Fiasco stia lavorando per liste civiche, posso assicurare che Mirko Fiasco è un uomo del partito e resta dentro al partito.